Ora la viabilità del comune di Como lo incontriamo ovviamente in strada. E dove si può incontrarlo se non pochi? Un assessore da marciapiede, lui è molto ironico e simpatico. Vincenzo Bella, allora innanzitutto buongiorno assessore. E a questo Buongiorno. punto ci siamo visti nei giorni scorsi per l'appello ai comaschi a usare l'auto, ovviamente, a non usare l'auto e usare i mezzi pubblici. No, assolutamente, perché altrimenti è un disastro, è un lapsus, È un assolutamente. lapsus E adesso invece ci rincontriamo perché vogliamo sentire i suoi auguri ai comaschi, alla città che lei amministra. Che cosa si sente di dire, assessore? Beh, io intanto Qualche auto in meno il prossimo anno? ai comaschi, intanto nel fare gli auguri per le prossime festività, per il Natale, per il nuovo anno che si avvicinano, faccio, oltre a fare gli auguri, faccio un appello appunto ad utilizzare i servizi pubblici che comunque a Como sono strutturati, ci sono, certamente non coprono tutto il territorio, certamente in alcune ore della giornata non coprono tutto l'intero arco della giornata, certamente in alcuni momenti e per alcune necessità l'auto serve, però impariamo a usare anche di più i mezzi pubblici che tra l'altro abbiamo, come dire, in qualche caso incrementato in occasione delle festività, proprio per fare in modo che fossero più vicini possibile alle Qual esigenze. è l'augurio, la speranza dell'assessore per il 2018? Che cosa vorrebbe, una cosa che vorrebbe per la sua Como? Beh, guardi, io per la mia Como intanto vorrei riprendere tutti quegli aspetti, e questo spero che venga fatto perché l'abbiamo avviato, quindi sono confidente di riuscire a farlo, è un obiettivo facile, di riprendere, diciamo, tutte quelle carenze sulla viabilità, intese come manutenzioni ordinarie e straordinarie, strade, Ah, marciapiedi, sì. segnaletica, passaggi pedonali, illuminazione, perché stiamo lavorando su tutte queste cose. Quindi per Como di vederla un po' più ordinata, un po' più all'altezza del ruolo che svolge nell'ambito del turismo mondiale e dei servizi che offre. Dopodiché l'altro augurio che faccio a me, che faccio alla città, è che con l'ausilio di tutta la città e delle varie organizzazioni produttive, delle varie organizzazioni di, come dire, della Como civile, che si occupano e si preoccupano hanno attenzione sulla città, è quello di poter trovare e condividere insieme gli obiettivi che vogliamo perseguire, correggere alcune cose rispetto per esempio al piano del traffico e individuare insieme quali sono le priorità da realizzare per vivere meglio, non solo nel campo del traffico ma anche nel campo Quindi avere un dell'edilizia 2018 con pubblica, meno con meno traffico, meno traffico, smog, anche ovviamente, certamente, e qualche mezzo perché pubblico in più, ma mezzo soprattutto pubblico l'idea di usarli, di perché usarli, direi saperli sicuramente di usare. sì, di usarli, Perfetto. Assessore, un'ultima curiosità, dove lo passa il Natale? Qual è la sua? certamente. C'è Il una Natale lo tradizione? passerò in famiglia, così come il Capodanno. C'è una tradizione particolare, un piatto che insomma lei la ricorda in modo particolare, il Un Natale? piatto della mia terra d'origine, Qual è la sua? che la mia terra d'origine è Catania, la Sicilia, però vivo a Perbacco. Como ormai da talmente Perbacco, una grande tanto, terra, nobile. ormai da tanti anni, perché sono qui dal 1987, ed è il motivo che mi ha spinto ad accettare questo incarico difficile, questo incarico complicato, come dire, di restituzione, di un'accoglienza che è stata sempre. Che mi ha permesso di mettere su famiglia, mettere su radici, avere il lavoro e poter sviluppare la Perfetto. mia vita all'interno di questa città. Un caro augurio, Grazie, assessore. Buon altrettanto Natale a e lei e arrivederci a a tutti gli presto. ascoltatori. Grazie, assessore.